i numeri che noi chiamiamo arabi, in realtà gli arabi li chiamavano indiani. Si sono diffusi tra i sapienti e i mercanti, prima in Medio Oriente, poi sulle coste dell'Africa mediterranea e poi nella penisola iberica dominata dai califfati. Insomma, prima di arrivare in Europa ci hanno messo secoli, hanno fatto un vasto giro e sono stati a lungo discussi e affinati. Una svolta fondamentale nella diffusione dello zero è rappresentata da un'opera che appare in Italia all'inizio del 1200, precisamente nel 1202. È il Liber Abaci. L'autore è un pisano, Leonardo Pisano, detto Fibonacci, cioè figlio di Bonaccio. Il giovane Leonardo segue il padre, che è sostanzialmente un funzionario delle dogane della Repubblica Marinara di Pisa, sulle coste settentrionali dell'Africa. Lì viene in contatto con le cifre indo-arabe. Fibonacci scrive: le nove cifre indiane sono 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con queste nove cifre e con il segno 0, che gli arabi chiamano zefiro, si può scrivere qualsiasi numero. Ma per Fibonacci lo zefiro, che poi si chiamerà zeuro, zefro e infine 0, non è ancora un numero, ma un simbolo. Da solo non significa niente, ma ha la funzione di creare significati, in particolare di indicare le decine, le centinaia e le migliaia. Quindi acquista senso solo se è in relazione ad altre cifre. Dovrà passare altro tempo prima che lo zero possa imporsi come cifra autonoma ed ottenere il suo meritato successo. Una svolta che parte da zero. Dallo zero proprio, quel numero dal simbolo tondo che significa niente, ma che non è esattamente niente. È zero, appunto. A portarlo in Europa fu Leonardo Pisano, figlio di Guglielmo dei Bonacci. Per farla breve, Leonardo Fibonacci. Ma perché lo zero dà la svolta alla matematica? Perché considerare lo zero un numero significa scrivere i numeri in modo che la posizione della cifra nel numero indica se si tratta di unità, decine, centinaia e così via. È un sistema che permette non solo di rappresentare il numero, ma anche di far di conto. Prima è solo un simbolo, poi diventa un vero numero, intanto viaggia verso Occidente e viene adottato dagli arabi. E intorno al 1200 incontra Leonardo Fibonacci. Fibonacci si trova nella città di Bugia, in Algeria, perché è figlio di un commerciante che fa affari col Nord Africa. I commercianti. È lì che nasce la nuova matematica, nei porti e nei mercati delle città africane e medio orientali, ma anche nelle loro biblioteche, dove il giovane Leonardo approfondisce lo studio dei testi islamici e dei classici greci ed ellenistici tradotti in arabo. Poi torna a Pisa e scrive l'opera che cambierà la scienza dell'Europa latina. È il Liber Abaci, che esce nel 1202, in cui non solo introduce lo zero, ma crea anche nuova matematica e la racconta agli altri. Fibonacci diventa così il primo vero matematico europeo. Della sua vita non sappiamo molto altro. Ottenne un vitalizio dalla Repubblica di Pisa per i suoi meriti scientifici e fu incaricato della tenuta dei bilanci della città. Incontrò l'imperatore Federico II, che lo ammirava molto, e a lui Fibonacci dedicò alcune sue opere. Infine, a Pisa veniva chiamato Leonardo Bigollo, cioè bighellone, o forse, più probabile, viaggiatore. Nonostante Fibonacci scrisse e pubblicò, tra virgolette, perché all'epoca ancora non c'era la stampa, quindi fece circolare questo suo libro agli inizi del 1200, la vittoria, diciamo così, del sistema decimale contro l'abaco, contro il pallottoliere, in realtà richiese tre secoli di combattimenti. Fu soltanto alla fine del 500 che questo sistema decimale venne poi accettato universalmente, e lo si accettò universalmente più che altro grazie all'introduzione della stampa.
stampa, perché nel momento in cui cominciarono a essere stampati i libri, naturalmente la diffusione dei libri permise a questo sistema di diffondersi appunto molto velocemente e di diventare poi la norma e quello che poi anche oggi continuiamo ad usare.